quanto manca. Così avverto l'allenatore, solo per quello. Ok, tutto chiaro. Perfetto. Sempre tu, quanto manca. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, che salutiamo con un applauso. Il sindaco della Visa, Andrea Brugnara. E anche le autorità della comunità di Valle, nella fattispecie l'assessore Germana Comunello, che salutiamo in tribuna. Abbiamo anche il vicepresidente della regione del consiglio regionale, Lorenzo Sanna, che premia con una targa il presidente della Palamano Impresario, Alberto Giorno, in mezzo al campo. Okay. Grande pallamano italiana, la Serie 1 maschile approdano su Sport Italia con la pool playoff questa sera in casa di chi ha portato a casa appunto la Coppa Italia la settimana scorsa, Paladins di Lavis. Da qui inizia la serie di dirette settimanali sabato dopo sabato che ci accompagneranno fino a maggio, fino ai playoff scudetto della Serie 1 maschile e femminile di pallamano. Paladins per la gara, la prima giornata della pool playoff, si affrontano il Bressano ed il Bologna. Bressano che arriva sulla scia emozionale, sulla grande carica della vittoria della Coppa Italia della settimana scorsa da Palazzo San Giacomo di Conversano, altra gara che abbiamo sentito in diretta su Sport Italia.
Italia, vittoria ai danni del Bolzano. Questa sera è prima di tutto la sera della grande festa del Bressano, che davanti al suo pubblico appunto festeggia e accoglie tra virgolette la Coppa Italia. Dall'altra parte c'è il Bologna che ritrova il suo allenatore Beppe Tedesco dopo un'altra grande soddisfazione per la Pallamano italiana. Beppe Tedesco che ha portato, ha condotto la nazionale azzurra under 18 maschile alla conquista della medaglia di bronzo ai campionati mediterranei dell'handball. Ma dunque una gara che è tra l'altro un remake del quarto di finale di Coppa Italia della settimana scorsa, dove erano serviti i tiri dai 7 metri per decidere la vincitrice, tiri di rigore. E allora da qui, da questo tema, si riparte questa sera per una gara, quella tra il Bressano e il Bologna, che si pronuncia equilibratissima e che andiamo ad approfondire insieme con i protagonisti di questa gara, con chi guiderà le squadre dalla panchina. Io chiamerei subito qui accanto a me Beppe Tedesco, il tecnico del Bologna United. Buonasera mister, ecco Beppe Tedesco qui accanto a noi. Mister, partiamo dalla gara di oggi. Bressano che arriva sulla grande carica, sulla scia di questa vittoria in Coppa Italia. Non sarà una gara semplice, ma è una gara che si pronuncia molto equilibrata, il quarto di finale dove tu non c'eri tra l'altro, sì, venerdì scorso, ha detto molto di questa tua squadra. Ma io penso che Bressano sia la grande favorita, soprattutto dopo la vittoria in Coppa Italia. È vero che la mia squadra ha giocato una partita straordinaria in assenza del quarto di finale, ma come può immaginare tutti possono immaginare, noi eravamo underdog, eravamo quelli che erano fuori quotazione, abbiamo dato il 100% e non ci resta che dare il 110% oggi sperando di farmi una figura. Altrettanto vero però che Bologna ha dominato il girone B, lo ha vinto meritatamente, è una squadra che non deve nascondere le sue ambizioni, è una squadra giovane che ha tanto da imparare ma che corre tanto e gioca un ottimo pallamano. E questo mi fa piacere che sia riconosciuto. Abbiamo vinto un girone che è stato considerato sempre un po' genericamente, ma la formula dei tre gironi oggi è un antipasto di quello che sarà il prossimo anno, pool playoff, insomma le migliori sei squadre italiane, ci sarà senz'altro da divertirsi. Era ora, finalmente, io non vedevo l'ora, penso che quelli che amano la pallamano non vedessero l'ora di tornare al girone unico. È stato aberrante giocare questi anni tre gironi regionali, adesso dobbiamo solo farci conoscere e far vedere che questo è uno sport meraviglioso. Torno, faccio un passo indietro alla settimana scorsa velocemente. L'assenza sulla panchina del Bologna in Coppa Italia non era casuale, era dovuta a un impegno altrettanto importante con la nazionale azzurra under 18, medaglia di bronzo ai campionati mediterranei dell'Ender, risultato straordinario per il nostro movimento. Ma devo dire che questo è un gruppo che ha tanti meriti, perché cresce in una selezione giovanile che ha avuto come padre in tutte le società che hanno fornito questi giocatori. Hanno avuto Giuseppe Verandi e Freddy Radojkovic prima di noi, e poi il mio staff con Malavasi, Stedile, con Sergio Palazzi, con Riccardo Trignini. Stiamo lavorando perché la pallamano italiana cresca, e io devo dire grazie a questi ragazzi. Grazie mister, in bocca al lupo. Tra pochissimo il fischio d'apertura, intanto vedo Branko Dumlić che ci raggiunge qui in postazione. Mister, ripartiamo intanto dalle emozioni bellissime della settimana scorsa, dalla Coppa Italia vinta dal tuo Bressano, un risultato fantastico, un risultato straordinario. Questo pubblico, questo Palavis testimoniano l'importanza di questo risultato per un paese davvero di dimensioni ridotte. Eh sì, veramente un risultato storico molto importante per un piccolo paese così. Bellissimo pubblico oggi, ma spero che vengano anche per le prossime partite. Sarà sicuramente un vostro compito farli ancora di più appassionare, e partiamo da questa gara. Oggi c'è Bologna, Bressano arriva, come dicevamo, da questa vittoria di Coppa Italia, ma il quarto di finale contro Bologna, terminato ai tiri dai 7 metri in pareggio, dice che questa sarà una partita molto equilibrata. Eh sì, sicuramente Bologna è una buona squadra, lì abbiamo sofferto molto al quarto di finale. Oggi dobbiamo giocare ancora molto, molto più meglio. Credo che sarà una bellissima partita. Spero che vinciamo oggi. Iniziamo bene questa, questa diciamo mini liga e dopo anche playoff. Dicevo a mister Tedesco, una mini liga, una pool playoff che ci accompagna al girone unico del prossimo anno, è quello che ci voleva, ci lasciamo alle spalle tre gironi. Eh sì, sicuramente, sei squadre, girone unico, molto interessante, molto equilibrato. Abbiamo visto anche oggi la partita singoli con Bressano, che è vinta, con Bressano vinto di 3, dunque nessuna squadra non è da sottovalutare.
Benissimo, grazie mister, in bocca al lupo, prego. Ti lascio andare alle squadre. Questi sono i temi di Bressano-Bologna, queste le grandi emozioni del Palavis. Tra pochissimo il fischio d'apertura, noi ci fermiamo, break pubblicitario e poi in telecronaca con Sergio Palazzi per raccontare questa gara che apre la serie del campionato italiano di pallamano qui su Sport Italia. Tra poco. Uno, due, tre, ragazzi. Senti, non senti? Io sì. Basso. Matteo, senti. Senti. Ok. Ti sento. Sì. Tra quanto entriamo? Ok. Amiche e amici di Sport Italia, Palavis di Lavis, tra pochissimo il fischio d'apertura della gara che mette di il Bologna valevole per la prima giornata della pool playoff del campionato di Serie 1 maschile di pallamano. Qui in postazione accanto a me Sergio Palazzi, match analyst delle nazionali azzurre. Buonasera Sergio. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Squadre che sono già in campo, tra pochissimo, davvero tra pochissimo il fischio d'apertura. Andiamo velocemente subito a vedere le formazioni di queste due compagini. Iniziamo con l'aiuto della grafica dal Bressano, padrone di casa allenato da Branko Dumic, che si schiera con Moser, Matteo, Simone Facchini
Tinelli, Nicola Moser, Walter Chistè, Simone Bolognani, Adriano Di Maggio, Nicola Folgereiter, Pascal Dantino, Valerio Sampaolo, Ivan Senta, Alessandro Dallago, Alessio Alessandrini, Alessio Giongo, assenza per Mariano Bertolez. Sul versante Bologna invece ha superato i problemi di febbre Giacomo Savini, che ci sarà anche qui. Grafica per la formazione allenata da Giuseppe Tedesco, a sua disposizione Michele Rossi, Ayman El Ayek, Sebastiano Garau, Matteo Tedesco, Kevin De Notaris, Luca Cimatti, Lorenzo Pedretti, Giacomo Santolero, Luca Argentin, Tomislav Bosniak, Simone Gherardi, Stefano Bonassi, Gianmaria Racalbuto e Nepomiceno Mula, già detto, di Giacomo Savini, direttori di gara della sfida, la coppia formata dai signori Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele di Siracusa. Ultimo precedente recentissimo, Sergio, il pareggio ai quarti di finale di Coppa Italia, quella Coppa Italia portata a casa poi dal Bressano, ma il precedente ci dice che questa è una partita terribilmente combattuta. L'unica squadra che nella tre giorni di Conversano non è riuscita a vincere, o meglio, l'unica squadra a cui Bressano non è riuscita a vincere, e soprattutto la partita che è stata la molla per Bressano per cambiare l'atteggiamento, che è stato decisamente negativo, almeno per quanto Dumic ci ha raccontato della sua squadra nella prima partita, quella di venerdì, poi decisamente cambiato in semifinale e in finale contro Siracusa e Bolzano. La sfida è iniziata da 25 secondi, attacca il Bressano subito, prova una conclusione con Bolognani, Bressano in maglia giallo-nera, casacca invece rosso-blu per il Bologna di Beppe Tedesco, che attacca dopo l'errore al tiro da parte di Bolognani. 0-0 il punteggio quando siamo al secondo 42 di gioco qui al Palavis di Ravis, gremito in ogni ordine di posto per questa sfida. Il Bressano torna a casa dopo la vittoria della Coppa Italia della settimana scorsa a spese del Bolzano in finale. Come dicevamo, la prima eliminata in quella serie di gare è stata il Bologna ai tiri dai 7 metri. Una partita che Bologna ha condotto per grande parte, raggiungendo per due volte il più 6 sia nel primo che nel secondo tempo, che Bressano poi ha recuperato con calma, mettendo a posto qualcosa soprattutto in difesa, e poi vinta dai tiri dei 7 metri. Ha provato subito Gherardi a liberare Savini con un 1 contro 1, abbiamo rivisto nel rallenti il fallo. Segnalazione di passivo, braccio alzato, deve andare a concludere il Bologna con Gherardi, che prova a liberare su Argentin, farà subito fallo, 9 metri. Ancora segnalazione di passivo, bisogna ripartire dal punto esatto in cui è avvenuto il fallo. La conclusione cercata da Bosniak, murata, la palla torna però nelle mani di Gherardi, sempre passivo, prova in attacco il Bologna, sfondamento fischiato a Bosniak, cambio di possesso, 0-0 dopo 1.50. Subito abbiamo visto all'opera la difesa di Bressano, il marchio di fabbrica della squadra di casa. Quest'oggi ha portato al passivo subito sul primo attacco Bologna, un attacco durato più di 1:20, un attacco lunghissimo quello della squadra di Beppe Tedeschi. Possesso proprio per Bressano ora con il croato Senta, che lavora da centrale, Bolognani per Alessandrini che si gira, gran parata da parte di Rossi che si distende a terra mentre stavamo rivedendo l'azione, si riparte sul versante opposto con il capovolgimento, Gherardi prova lui la conclusione centrale, nulla cambia, sempre 0-0 dopo 2 minuti e mezzo di partita. C'è stato ora un'interruzione con Senta che si è fermato, Dallago, ancora muro da parte di Savini, Giacomo Savini, ragazzo del 98, sicuramente uno dei più talentuosi del campionato italiano, fermato nei giorni scorsi dalla febbre, ha voluto esserci, ha stretto i denti, tanta tachipirina e si scende in campo per questa gara a tratti storica per Bologna, che torna in una fase così importante del campionato di A1 maschile, e questo non può farci che piacere. Dopo la finale scudetto del 2011 persa con Conversano, Bologna ha ridimensionato un po' le ambizioni e con un gruppo giovane, sostanzialmente questo nucleo qui ora ritorna a disputare le partite che contano. Un'azione questa del Bressano che avrebbe forse meritato il gol, non è andata però a buon fine, ottimo lo scarico dietro la schiena, sbagliato però al tiro Giongo, sempre 0-0 il risultato. Attenzione a De Notaris, è grandissimo intervento di Valerio Sampaolo, super parata da parte di Sampaolo con 3 minuti e mezzo giocati, 0-0, portieri protagonisti. Esatto Matteo, sia da una parte Michele Rossi che dall'altra Valerio Sampaolo, subito positivi, subito protagonisti, infatti ancora 0 reti segnate. Se Michele Rossi si sta confermando sui livelli positivi che ha mostrato alla Coppa Italia, proprio la partita con Bologna è stato il neo della Coppa Italia di Valerio Sampaolo, proverà sicuramente oggi a riscattarsi. Senta ora per il possesso e la conclusione vincente, è arrivata la rete, gol
attenzione dall'altra parte il Bologna che prova con Argentin. 1-0 il risultato, 4-10 trascorsi in questa gara. Tutto pronto per ripartire con Ghirardi. Molto aggressiva la difesa di Alessandro Dallago su Tomislav Bosniak sul lato sinistro dell'attacco di Bologna. Savini per il tiro di Bosniak, incaduto, para San Paolo ma c'è fallo. Ammonito Ivan Senta, fallo commesso su Tomislav Bosniak sullo scambio con l'incrocio che aveva portato Giacomo Savini all'ex giocatore del Carpi. Ecco Bosniak dopo i 9 metri, deve ancora cercare la via del gol Bologna. Neno Taris che va a tagliare. Bosniak ha lasciato a Savini, attenzione a Savini, Ghirardi che viene invitato con un incrocio, rischia l'anticipo, stavolta Ghirardi sul passaggio, ma il pallone gli torna nuovamente nelle mani, può andare in palleggio Ghirardi che va in penetrazione, fallo e c'è una ammonizione ai danni di Simone Bolognani. Molto alta la difesa di Bressano, molto aggressiva, abile a scambiare sui passaggi e sugli incroci di Bologna e poi Bolognani ferma con una trattenuta fin troppo vistosa il tentativo di uno contro uno da parte di Simone Ghirardi. Attacco cercato da Bologna che subisce fallo. 9 metri, Bosniak in sottomano, rete di Tomislav Bosniak. 5:40, 1-1 il punteggio. Impatta Bologna con questa bella rete di Bosniak. Si sblocca Bologna dopo quasi 6 minuti di gioco proprio con un sottomano di Bosniak, ancora una volta portato alla lunga questo attacco da Bologna che sta trovando tanta difficoltà sia con gli inserimenti che con gli incroci a superare la difesa di Pressano. Attenzione ora al tentativo di Dallago. Viene fermato fallosamente. Ammonito Simone Ghirardi per questo fallo su Alessandro Dallago. Ci sarà tiro dai 9 metri. Anzi no, gli arbitri hanno combinato un tiro dai 7 metri, il primo di questa partita. Tiro dai 7 metri con Pascal Dantino che andrà alla battuta. Tutto pronto. Dantino. Ci sarà un cambio tra i pali. Entra Ayman Elayak che sostituisce Rossi. Particolarità della pallamano questa di andare a sostituire il portiere. È una possibilità chiaramente a disposizione degli allenatori per togliere punti di riferimento ai tiratori. Stavolta ha ragione però Dantino che non sbaglia. Rete, palla sotto la gamba di Elayak. 2-1, rimette la testa avanti Bressano. Sempre molto lucido e freddo Pascal Dantino dalla linea dei 7 metri, supera Ayman Elayak che sostituisce oggi nel ruolo di secondo portiere Alessandro Leban, giocatore del classe 98 nel giro della nazionale under 20. Ghirardi, Savini, cambio di posizione con Bosniak, lui l'autore del gol, l'unico messo a segno dal Bologna, stavolta commette però una irregolarità d'attacco, attenzione al contropiede del Pressano Di Maggio che però deve fermarsi, Dallago va dentro, ottima la finta di Dallago, la parata di Rossi, c'è stato però un fallo, ammonizione per Garau per una trattenuta ai danni di Alessandro Dallago, nell'uno contro uno. Ancora un 7 metri procurato dall'ex giocatore di Bolzano Mezzo Corona, Alessandro Dallago, sempre Pascal Dantino dalla linea dei 7, questa volta contro Michele Rossi. Il tentativo stavolta con un po' di sufficienza, però Dantino ha cercato un pallonetto che non è andato a buon fine. Brutto tiro dai 7 metri. Non probabilmente la scelta migliore, soprattutto tecnicamente, poi è mancato l'effetto alla palla dato a quel pallonetto da parte del giocatore con la maglia numero 10 del Bressano. Dall'altra parte prova subito ad entrare nell'attacco Bologna, lo fa con Bosniak, ma sta trovando davvero tanta difficoltà Bologna nel cercare gli spazi al centro della difesa, ben gestito quello spazio sia da Ivan Senta che da Alessio Alessandrini. Ghirardi per Savini che supera un avversario, poi prova anche sul secondo, ha ragione lui. 2 minuti, prima sospensione temporanea della partita, irregolarità abbastanza evidente quella di Alessio Alessandrini che è andato a trattenere Savini, il quale era sfuggito alla marcatura del primo difensore, si arrabbia un po' in panchina Branko Dumnic, si andrà a un 9 metri con la superiorità numerica per i prossimi 2 minuti per il Bologna, un giocatore in meno invece per il Bressano.
ed ecco che arriva il primo uno contro uno perso, quasi gliel'ho chiamato ai due terzi difensori, è arrivato poi in ritardo l'aiuto di Alessandrini che ha colpito al collo Giacomo Savini, due minuti scontato, ovvio per lui, poi arriva l'ora del tiro di Bologna. Non ha sfruttata la prima situazione di superiorità numerica costruita dalla Bologna con un tiro un po' forzato da parte di Simone Gherardi che è andato quasi a sbattere sul difensore, ha avuto vita facile Valerio San Paolo, l'estremo difensore del Bressano, prestazione maiuscola in finale contro Bolzano, vinto a mani basse in finale di Coppa Italia il duello con Mate Volarevic. Poi anche la soddisfazione di ricevere il TGH Awards come premio per miglior portiere della stagione 2017. Dal lago lo scarico per il tiro sul primo palo, non sbaglia Giongo, 3-1, il Bressano prova a cambiare marcia, ad accelerare, lo fa con la rete del suo capitano Alessio Giongo, battuto sul suo palo Michele Rossi, 3-1 il punteggio. Non perfetto Michele Rossi e non perfetta neanche la difesa di Bologna con la traiettoria ottima di Dallago che ha praticamente poi annullato l'inferiorità numerica. Veloce e rapida la scalata per Alessio Giongo che trova la prima rete del suo incontro. Gherardi, ora Bosniak per Garau, prova ad appoggiare il pallone, palla sulla traversa, errore al tiro di Garau. Aveva un buon angolo, aveva un buono spazio per prendere la mira, certo trovarsi davanti San Paolo non è mai semplice. Soprattutto Valerio San Paolo è molto bravo quando va in uscita, affronta il giocatore avversario, non è molto grande ma riesce ad occupare comunque bene lo spazio, soprattutto è dotato di notevole reazione, notevole esplosività, non facile affrontarlo dai 6 metri Valerio San Paolo. Ci prova ora Dallago, rete, si è infilato molto bene nello spazio Alessandro Dallago, 4-1. Preso in mano la partita il Bressano adesso, quando siamo al decimo minuto, grande intervento di Valerio San Paolo in questa conclusione indirizzata sotto la traversa da parte di Giacomo Savini, il quale ha comunque subito fallo, ci sarà un 9 metri con un'ammonizione ai danni di Dallago. Dallago assoluto protagonista di questo inizio di partita, con due rigori procurati, con una rete segnata proprio quest'ultima che chiude il parziale di inferiorità numerica, il primo della partita, con Bressano che lo chiude addirittura a suo favore 2-0 e 4-1 di parziale dopo il primo sesto di gara. Gherardi va verso sinistra, Dallago un passo, anzi il gol lo mette dentro Savini che ha saltato su Dallago e ha battuto un incolpevole Valerio San Paolo, 4-2, rete di Giacomo Savini che mette il suo primo sigillo sulla partita, seconda rete in casa Bologna. Cambio di posto laterale per Bressano con Bolognani isolato in uno contro uno su Gherardi. Sbaglia il passaggio, Argentini in contropiede. Attenzione al contropiede, Cimatti vede la corrente Garau, il passaggio però non è preciso, errore. E allora ribattamento dall'altra parte, Giongo prova a buttarsi lui nello spazio, lascia la palla Dallago che prova sul muro. Palla che poi termina oltre la linea laterale, l'ultimo tocco è della difesa di Bologna, possesso che resta alla Bressano. Ha affrettato questa conclusione Alessandro Dallago, c'era per niente spazio al quale far passare la palla. Subito Branco Dumi ci ha invitato il suo terzino destro alla calma. Attacco posizionale ora per Bressano. Bolognani chiama il gioco, incrocia con Alessio Alessandrini. Dallago per Senta che stacca dalla distanza, rete di Ivan Senta che prosegue su una scia positiva aperta in finale di Coppa Italia. È cresciuto con il passare dei giorni Ivan Senta anche dal punto di vista realizzativo, quello che un po' è il suo punto debole, ottime sono invece le sue qualità difensive. Si è preso questa responsabilità con un tiro da notevole distanza battendo Michele Rossi sull'angolo basso alla sua, a destra del portiere di Bologna. Stiamo rivedendo il fallo ai danni Tomislav Bosniak. Ottimo l'anticipo indiretto di Alessandro Dallago che si stacca dalla sua posizione originale e va a marcare il giocatore più vicino e non appunto il suo avversario indiretto, il suo avversario diretto, quindi non Giacomo Savini che era nella posizione di terzino sinistro ma Tomislav Bosniak il centrale, un'azione che permette alle difese di dare profondità e di sorprendere l'attacco avversario che non si aspetta dal lato debole, dal lato senza palla, l'intervento difensivo. Savini per Gherardi, Bosniak, giro di palla, è entrato Matteo Tedesco che va a tagliare come doppio pivot, Savini, e questo è un gran gol da parte di Giacomo Savini, sotto mano che batte e inganna soprattutto Valerio San Paolo per la rete numero 3 del Bologna.
prova a restare attaccato alla partita. Bologna non sta brillando in attacco, ma il distacco resta minimo, e queste due reti importanti in sottomano, prima di Bosnia poi di Savini, sono gol facili che, su cui la difesa del Bresciano può davvero poco. Attenzione a Senta che va dentro, non c'è fallo, errore al tiro da parte del croato. Ribaltamento dall'altra parte, Bosnia calza la testa, vede il movimento dei compagni, osserva poi anche Savini. Il pallone in mano a Savini, che però deve rallentare perché non ci sono spazi. Preferisce fermarsi, fermare questa azione di transizione del Bologna e organizzare il gioco. Ci sarà un incrocio, sì, proprio così, tra Savini e Argentini. Argentini che prova a fare tutto da solo, commette un fallo in attacco, passi dal lago, cerca la velocità. Ma lui in elevazione era rimasto quasi senza soluzioni. Alessandro Dallago ha trovato comunque un parto sicuro in Adriano Di Maggio. 5-3 il punteggio quando siamo giunti quasi al quarto d'ora. 14-10 sul cronometro della partita. Senta. Di Maggio chiama il pallone Dallago, poi Bolognani che va in scavalcamento, si butta dentro Simone Bolognani per il 6-3, amnesia difensiva stavolta di Bologna nel mezzo. E ben giocato questo attacco da Bresciano, con Dallago che allarga, fissa il suo uomo, crea spazio per uno contro uno di Bolognani contro Luca Argentin, che non si fa trovare per niente pronto, si fa battere alla sua destra e poi facile per Bolognani trovare anche la rete in caduta contro Michele Rossi. Costruisce Bologna che è sotto di tre reti, il vantaggio costruito fino ad ora dalla Bresciano. Ottimo il taglio, il movimento di Argentin è fantastico, molto bravo poi anche Savini con il passaggio, ha prodotto ottime cose Savini fino ad ora, due gol e questo bel passaggio al pivot. Il difetto degli anticipi indiretti, questa volta non trova il tempo giusto Alessandro Dallago, in uscita libera spazio per Argentin che è molto bravo a leggere invece il movimento di Dallago e trova poi un ottimo passaggio di Giacomo Savini. Ha provato la conclusione, la rivediamo Bolognani, palla che è terminata però al lato, si gioca, che c'è stato un contocco della difesa di Bologna, vediamo qual è la decisione della coppia arbitrale, ammonizione per Capitan Pedretti. Bolognani va in palleggio a puntare proprio Pedretti, l'incrocio poi Dallago, la conclusione, ha parato Rossi che si arrabbia con i difensori, ha recuperato palla poi Cimatti, molto bravo sulla ribattuta, Bosniak in accelerazione, Bosniak va dentro, il tiro insidioso, attenzione a Cimatti che la raccoglie al volo in qualche modo, San Paolo. E l'ultimo tocco poi è stato di Bosniak. Rivediamo l'azione. Cimatti che ha concluso con una coordinazione non esattamente ideale, tiro né violento né preciso. Non era perfetta la presa, ovviamente difficile dopo quella respinta ritrovarsi e coordinarsi lì in volo dopo la bella parata di Valerio San Paolo su Bosniak, che poi ha avuto la prontezza di riposizionarsi e farsi colpire in qualche modo da Luca Cimatti. Si prova Senta che approfitta stavolta di una opposizione tutt'altro che irresistibile da parte di Michele Rossi, tiro abbastanza centrale quello del croato, Rossi però si era abbassato, si era mosso dall'altra parte, nulla ha potuto. Ha provato ad anticipare la parata ma si è fatto sorprendere il portiere di Bologna, ancora una volta con un'azione che inizia isolando in uno contro uno il centrale Bolognani e poi questa volta si è sviluppata sul lato sinistro. Argentin prova ad andare dentro, subisce fallo, tiro dai 7 metri. Rivediamo il replay, il fallo ai danni di Luca Argentin. Savini dalla linea, tra i pali il solito San Paolo. C'è la parata e la palla resta lì, ha parato San Paolo, è riuscito a neutralizzare anche con l'aiuto del palo, ma molto bravo comunque ad azzeccare la traiettoria, il tiro dai 7 metri di Savini. Ha deciso di restare sulla linea, di non dare spazi ulteriori a Savini e soprattutto di non dare spazio per giocare tiri ad effetto, quindi c'era bisogno di una conclusione di potenza da parte di Savini che è arrivata, ma non è mancata la precisione, un tiro a mezza altezza e poi San Paolo ha parato anche con l'aiuto del palo. È entrato Folgereiter in posizione di pivot nel Bresciano, ma Bolognani sta facendo male proprio su Pedretti, ancora uno scavalcamento, se n'è andato bene e ha conquistato un tiro dai 7 metri.
ancora non perfetta la difesa di Bologna e nuovamente Bolognani con un uno contro uno ha messo in difficoltà gli avversari. Non è possibile aiutare da parte di Savini dopo quell'uno contro uno Pedretti, perché i due terzi sono praticamente in linea e quindi non c'è spazio per l'aiuto. Devono sfalzarsi su quell'uno contro uno, ma soprattutto devono iniziare a vincere quell'uno contro uno i giocatori di Bologna, perché Pressano da questo uno contro uno sta creando tutto il suo attacco. E intanto Pascal Dantino si rifà dell'errore dell'ultimo tiro dai 7 metri, stavolta con maggiore potenza, con maggiore concretezza. Va a trasformare l'8-4 più 4 il punteggio in favore di Pressano. Attacca Bologna, la conclusione cercata a mezza altezza, però ha parato San Paolo che sta dando una grande mano come al solito del resto alla sua formazione. Senta lo scarico per Giongo, attenzione a Senta che va dentro come un treno, non sbaglia il terzino del Pressano. 9-4, nuovo massimo vantaggio da parte della formazione della Pressano. Time out chiamato da Beppe Tedesco sulla panchina del Bologna. Andiamo sulla panchina bolognese, andiamo da Tedesco. Veloci qua! Ehi, stiamo giocando senza difesa, terzo e quarto, sta passando sempre in mezzo passa, uno contro uno, tutto il buco lì. Abbiamo la palla, ragazzi, abbiamo la palla conquistata e non riusciamo a giocare veloci. Ma senza difesa non possiamo fare niente, ci passano dritti per dritti. Non riusciamo a difendere, non possiamo giocare. Ehi, guarda, ancora, scarto il fuoco, vivo parlare, uno contro uno, ancora, ancora. E non poteva che essere dedicato alla difesa il timeout di Beppe Tedesco, arrabbiatissimo con i suoi. Troppo facile quell'uno contro uno che Simone Bolognani sta giocando con tanto spazio. C'è bisogno di compattezza da parte dei giocatori di Bologna. La difesa di Bologna ha la caratteristica di non avere profondità e quindi ancora di più diventa un problema se si perde l'uno contro uno, perché non c'è possibilità di aiuto dall'altra parte. Poi una invito a giocare in attacco anche con una situazione sempre di isolamento di uno contro uno per i suoi giocatori, con il pivot che parte da posizione laterale. Si riprende a giocare dopo il time out quasi obbligato da parte di coach Beppe Tedesco, che ha dovuto incassare assieme alla sua squadra questo break che ha permesso alla Pressano di portarsi fino al più 5, nuovo massimo vantaggio registrato fino ad ora nel corso della partita. Attenzione al tentativo di Savini, che però ha fretta di andare a concludere il sottomano ancora una volta centrale per San Paolo, che due te li può concedere, al terzo si prende le misure. Era pronto questa volta, buono uno contro uno di Bosniak. Non positiva invece la scelta di Savini poi sul vantaggio creato dall'uno contro uno di Bosniak su Nicola Moser. Si scalda intanto in panchina Bonassi, una delle armi a disposizione di Beppe Tedesco in posizione di terzino sinistro. Vedremo se si affiderà al suo braccio il tecnico emiliano. Intanto attacca Chistè per il Pressano, c'è stato un fallo, 9 metri. Sempre un'azione di uno contro uno, questa volta spostato sul lato sinistro con una partenza diversa, un incrocio tra il centrale e il terzino, protagonisti Chistè e Argentini. Dal Lago, Senta intanto si muove come doppio pivot. Di Maggio, Dal Lago, Chistè prova ad incunearsi, ha finito però le soluzioni e è costretto a prendere un fallo. Spezzettata questa azione d'attacco del Pressano, ci ha provato Dal Lago, ha parato Rossi, attenzione ancora a Chistè, la conclusione ancora Rossi e poi come un gatto Cimatti si getta su quel pallone, la recupera, 20 minuti e mezzo, Savini porta avanti la seconda fase, la palla poi per Bosniak, Bosniak ancora Savini verso destra, Argentina che però deve rallentare. Può essere importante in questo momento con questa formazione di Pressano per Bologna spingere ed entrare subito nell'attacco, perché Pressano fa un cambio, quello tra Folgereiter e Moser, e quindi Pressano, come vedete, è costretto a cambiare sistema difensivo e passa in 5-1 con Dal Lago centravanti e Folgereiter secondo a destra. Savini direttamente verso Tedesco, che però non ha spazi per andare, si è alzato il braccio del passivo, deve andare a concludere il Bologna, ancora fallo. Metri con Pedretti con il pallone nelle mani, vediamo se Bosniak libera la conclusione, il sottomano è ancora Valerio San Paolo con grande reattività, con il piede riesce a deviare quel pallone, palla che però è terminata oltre la linea laterale, l'ultimo tocco è proprio di San Paolo, allora ancora possesso a Bologna. Si comincia senza l'avviso passivo chiamato dagli arbitri, il tocco del portiere è una delle cause dell'annullamento del gioco passivo alla squadra in attacco. Può ripartire con calma Bologna, che in qualche modo con Argentine che rischia forse lo sfondamento, stavolta riesce comunque in caduta
a mettere dentro alle spalle di Valerio Sampaolo la rete che scuote un po' il Bologna, 9-5 a poco più di 8 minuti dalla fine del primo tempo. Importante per Bologna questa rete di Luca Argentin, la sua seconda, al termine ancora una volta di un attacco molto lungo. Nonostante il cambio di difesa, Bologna non ha trovato immediatamente una soluzione. Senta, finta lui la conclusione, sfondamento, palla riconquistata dal Bologna. Rivediamo nel rallenti lo sfondamento da parte di Van Senta che ha portato a questo cambio di possesso. La soluzione migliore per il giocatore croato sarebbe stato il tiro, sfruttando il passaggio ottimo che lo lanciava. Ha preferito provare a giocare l'uno contro uno e si è un po' perso nell'azione, perdendo la prima palla della sua partita. Savini per vie centrali, poi invita Argentini che in qualche modo prova a girarsi sfruttando il piede perno, viene fermato però con un fallo da Giungo che riesce a tenerlo. 9 metri. Savini, abbiamo rivisto l'azione fallosa Argentina. Savini ancora passivo su questa azione d'attacco del Bologna, sempre molto aggressivo dal lago in posizione di anticipo nonostante la presenza del pivot proprio nella sua zona. Tiro cercato intanto da Bosniak, ha parato Sampaolo in tutta calma Pressano che è sempre sul più 4. E Bologna che non riesce a trovare soluzioni alternative a questo tiro in appoggio dai 9 metri, ci sta provando con un po' di uno contro uno ma sta davvero faticando molto. Time out chiamato da Branko Dumic, andiamo subito sulla panchina del tecnico montenegrino. Fallo sempre e dobbiamo aiutare. In attacco hanno cambiato, hanno messo qui Savini. Ora è debole quello qui. Mettiamo pivot qui, se Savini è di questa parte. E allarghiamo a sinistra, allarghiamo a sinistra. E volte su destra. Dai, vado, fumalo, fumalo. Va bene. Dobbiamo ragionare su chi dobbiamo puntare. Su 6 ora, Walter qui. E Ivan, Walter. Una prima indicazione ai suoi due secondi difensori, Alessandro Dallago e Alessio Giongo, a gestire le loro uscite, i loro anticipi e poi il gioco di scacchi in attacco, a ricercare il giocatore da puntare, da isolare in uno contro uno. Ha ricordato il cambio di posizione con l'ingresso di Pedretti, fatto sì che Savini sia diventato il terzo di sinistra, giocatore possibilmente da evitare, e che quindi i due bersagli preferiti, Pedretti e Argentini, si sono spostati sul lato destro della difesa di Bologna, ed è lì che proprio Rakitić ci va a giocare. Senta che va sopra il muro, poi dal lago il tiro, gran parata in controtempo da parte di Rossi che stava andando sull'altro angolo, è stato molto bravo però a neutralizzare la conclusione. Attenzione al passaggio in diagonale di Bosniak che era indirizzato a Cimatti, c'è stata però un'azione giudicata irregolare dai direttori di gara e si ripartirà con un 9 metri a beneficio di Bologna. Ci sta provando in contropiede Bologna a restare attaccata alla partita, dall'altra parte ottima l'uscita del timeout da parte di Pressano, eseguite al meglio le indicazioni del proprio allenatore, è mancato solo il tiro da parte di Alessandro Dallago, ha parato Michele Rossi. Attenzione a Bosnia che si era mosso, intanto Savini che poi riceve palla sulla linea dei 6 metri, subisce fallo. Abbiamo rivisto l'azione, intanto Argentina ha provato ad andare alla conclusione, ancora fallo, 9 metri. È difficile per Bologna senza un mancino sul lato destro e con questo anticipo di Dallago riuscire a creare gioco senza coinvolgere proprio quel lato del campo. E poi Pedretti che si muove silenzioso 4-4 sulla linea dei 6 metri del Pressano, non se ne accorgono i difensori trentini e lui è libero di ricevere palla e battere anche con un po' di fortuna Valerio Sampaolo che ha toccato quel pallone, ma Bologna c'è, Bologna in partita, 9-6 al 25esimo minuto del primo tempo. Maggio ora per l'attacco di Pressano, nella terra di nessuno questo passaggio, l'urlo indemoniato parte di Branko Dumic in panchina che non accetta ovviamente errori di questo tipo, grave disattenzione, un po' banale questo errore del Pressano. Banale errore di Dallago che si è impaurito del tentativo di anticipo da parte di Luca Argentin e quindi ha trovato il passaggio lungo ma completamente fuori misura.
Bonassi, momento positivo per il Bologna invece, che ha in mano la palla del possibile meno due. Savini, c'è il taglio di Cimatti, Argentina. Ancora Savini per andare nell'uno contro uno, l'incrocio, una serie di croci, anzi per ancora Argentina, c'era Cimatti tutto solo sulla linea dei 6 metri, non se ne è accorto. Argentina, 9 metri. Sembra aver trovato ora forse la chiave Bologna con la posizione del pivot in quella zona, sia con un solo pivot, in uno schieramento con un solo pivot, come è successo prima con Pedretti, che ora con il taglio di Luca Cimatti. Savini prova lui ad andare dentro, il tiro non c'è stato fallo, la ripartenza, il contropiede di Maggio, il tiro di Di Maggio, tocca Rossi, ma quella che finisce in porta, rete del 10-6, firmato Adriano Di Maggio al 26esimo minuto. Prima rete della partita per l'ala destra del Bressano, anche con un po' di fortuna, il tiro non era indirizzato benissimo, Michele Rossi ha toccato la palla e poi la palla è terminata in rete. Argentina, il tiro di Bonassi, conclusione non violentissima, palla San Paolo, ma c'è stato un fallo su Pedretti, 9 metri, ancora possesso a Bologna. Importante questa respinta di Pedretti che ridà un attacco a Bologna che aveva chiuso invece lo scorso possesso in maniera affrettata con questo tiro di Bonassi, anche contrastato da Nicola Mosi. Pedretti che però commette un brutto errore. Bologna spreca malamente l'opportunità del meno 3. Se prima abbiamo visto l'effetto degli anticipi indiretti con Alessandro Dall'Ago, ora l'effetto dell'anticipo indiretto, ancora una volta quello di Giongo, che mette in difficoltà Pedretti, Lorenzo Pedretti, su questa situazione di incrocio, gli toglie la linea di passaggio ideale, quella per il terzino destro, e commette infrazione i giocatori numerosi di Bologna. Senta chi stè. Poi pallone nelle mani ancora di Senta. Di Maggio deve riorganizzarsi in Bressano. Traccio del passivo alzato. Chistè scivola però e c'è un pallone recuperato da Bologna. Zoppica un po' Chistè che però si affretta a riprendere posto in difesa. Intanto Savini che dialoga con Bonassi. Poi ancora Bonassi va in elevazione. Guida Argentine che ha il demerito di non aver seguito fino in fondo l'azione. Avrebbe forse lo spazio per andare dentro. Invece è solo 9 metri per Bologna. E ottimo il fallo di Folgheraiter in aiuto. Poi Argentina è andato a prendersi il tiro, palla che è terminata sul palo, ha riconquistato comunque ancora il possesso Cimatti per il Bologna. Fallo su Argentina, 9 metri, tutto pronto per riprendere a giocare, si è messo in gioco Pedretti. Argentina, meno di 2 minuti all'intervallo. Ancora fallo. Prova Bonassi a sfruttare lo spazio che si crea in quella zona del campo dovuto alla marcatura alta di stesso Savini, finisce però il fallo. Conclusione alta di Bonassi che non ha avuto un buon impatto con la gara, due errori al tiro per lui consecutivi e risultato che non cambia. Ancora tanta fatica per Bologna che si affida obbligatoriamente quasi, non trovando soluzioni, in contropiede, in transizione, ai tiri dei 9 metri, non lo sta facendo, sono percentuali bassissime, è 3 su 14 al tiro dai 9 metri. Dal tiro. Bolognani che arriva lanciato, la sua conclusione dai 9 metri, finisce però alta rispetto alla porta difesa da Rossi. È già ripreso il gioco Bonassi, ancora un errore però dai 9 metri per Bologna, ha parato senza difficoltà Valerio San Paolo, ripartenza di Maggio che manca però la presa col pallone, l'ha riconquistata Bologna, fase un po' confusa dalla gara, vediamo Tedesco come si comporta, alza la testa, aspetta il movimento dei compagni, arriva da dietro Savini che rallenta, abbassa i ritmi e permette a Bologna di riorganizzarsi. Bologna ha segnato una sola rete negli ultimi 7 minuti di gara e si nota, dall'altra parte Bressano non ne sta approfittando fino in fondo con qualche forzatura di troppo negli ultimi minuti. Attenzione a Cimatti, ancora un erroraccio al tiro Di Maggio per Bolognani. Ancora Di Maggio, la finta di tiro da parte di Adriano Di Maggio, il tiro piuttosto lento, siamo davvero allo scadere, il tiro cercato dalla propria porta da Rossi, non va ovviamente a buon fine, 10-6 il punteggio, tanta fatica per Bologna nella fase d'attacco, il vantaggio costruito dal Bressano è forse anche troppo contenuto per quanto visto in questo primo tempo, in difficoltà Bologna. Bologna è in chiarissima difficoltà nell'attaccare la difesa. Vado in pubblicità?
Cressano che sta tenendo bene, ha commesso un paio di errori soprattutto nelle uscite e ha gestito invece molto bene il pivot. Per due volte Bologna ha trovato il pivot, per il resto si affida alle soluzioni dai 9 metri che sono poco redditizie storicamente e in particolare contro Cressano che è la miglior difesa d'Italia al tiro contro i 9 metri. Questo è un problema serio per Bologna. C'è un solo modo per la squadra di Tedesco per rientrare in partita, è quello di aumentare l'intensità difensiva e provare a trovare reti facili in transizione. E allora vedremo cosa accadrà nel secondo tempo, intanto ci fermiamo per qualche istante qui dalla Pallavis e poi torniamo per i secondi 30 minuti di Cressano contro Bologna. A fra poco. Tu mi senti adesso? È il mio intercom che non funziona, io ho schiacciato quello del commento tecnico, ecco perché. Cioè, se io schiaccio cronista, tu non mi senti? No, se schiaccio intercom di cronista, tu non mi senti. Adesso mi senti perché sto schiacciando quello del commento tecnico. Sì. Quanto stiamo dentro io e lui? Ok. Sì, facciamo un riepilogo dei risultati. Ok. Perfetto, ottimo, grazie. Perfetto. Intervallo di Cressano Bologna, prima giornata della Bull Playoff del campionato di Serie A1 di pallamano qui in diretta dalla Pallavis su Sport Italia. 10-6 in favore del Cressano sulla formazione emiliana al termine del primo tempo. Sergio Palazzi, risultato giusto per quanto visto finora.
decisamente Bressano sta meritando, ha trovato subito le chiavi, o meglio la chiave per battere la difesa di Bologna. Non sta tirando benissimo, ma gli bastano queste 10 reti, perché dall'altra parte sta difendendo davvero in maniera superlativa. Solo 6 reti per Bologna, che tira col 25%, una percentuale davvero bassa per poter pensare anche solo di restare in partita contro una squadra, Bressano, che comunque non segna tantissimo. Quella che è iniziata oggi, con le gare di oggi, è la seconda fase del campionato di Serie A1 maschile per le migliori formazioni dei tre gironi che hanno composto la regular season. Questa è la pool playoff, ovvero la pool che poi condurrà ai playoff scudetto. Vi partecipano 6 squadre: Cingoli, Conversano, Bolzano, Junior Fasano, Bressano e Bologna. Le migliori 4 andranno poi alle semifinali scudetto. Lettura dei risultati veloce: Sergio, Conversano che fatica ma vince, Cingoli 29-26, il Bolzano che spazza via la sconfitta in finale di Coppa Italia vincendo contro il Fasano 24-21, un risultato sicuramente importante, di maggior impatto forse rispetto a quello del Conversano. Da pronostico quello di Conversano, in una partita in cui comunque è stata anche dietro nella prima parte del primo tempo. Conversano che arrivava in condizioni fisiche non ottime, ha perso Bearevic che si è fratturato lo scafoide in semifinale di Coppa Italia contro Bolzano, a Stabellini non al meglio della forma e quindi ha sofferto, ma poi ha portato a casa il risultato. Dall'altra parte Bolzano-Fasano era un match apertissimo, era un match aperto davvero a ogni pronostico. Bolzano ha sfruttato il fattore campo e ha portato a casa i primi 2 punti di questa pool. Capitolo pool promozione invece, il Bressanone batte Fondi 31-24, occhio a Trieste che davvero non muore mai, 29-25 contro l'Albatro Siracusa. Altre 2 vittorie casalinghe, Brixen fatto valere subito il fattore campo. Trieste magari un po' a sorpresa, soprattutto perché è sempre stata davanti e fin da subito nel punteggio contro Albatro, gestendo sempre un vantaggio di 5-6 reti. Trieste l'abbiamo vista anche nei 3 giorni di Coppa Italia a Conversano, una squadra giovane, una squadra che ha davvero poco o nulla da perdere, da sempre il massimo in campo, e i ragazzi di Giorgio Veglia non mollano mai. In Serie 1 femminile invece si giocavano le gare della 17ª giornata, ha vinto Salerno, ha vinto anche Conversano, dunque nulla cambia in vetta, 2 pareggi, Casalgrande e Brescia impattano sul 29-29, Ferrara e Stenze, il derby ferrarese termina 24-24, vittoria poi per Bressanone che batte anche un po' a sorpresa 23-21 Loderzo. Ora ci fermiamo ancora per una breve fascia pubblicitaria e torniamo in diretta per il secondo tempo di Bressano Bologna qui dal Palavis. Fra pochissimo. Quanto dura questo? Ok. Senti, sui replay, se riesci sui falli di gioco, quelli sui 9 metri, sulla linea tratteggiata, di dare qualche replay in meno, perché quelli sono falli che si susseguono continuamente. Ok, grazie. Okay. Okay.
Bologna. Di nuovo in diretta dal Palavis di Lavis per il secondo tempo della gara tra Pressano e Bologna, valevole per la prima giornata della pool playoff del campionato di Serie 1 maschile di pallamano. 10-6 il punteggio in favore della squadra di casa dei trentini, della tecnica inquadrato Branko Dumnic. Il Bologna deve rimontare uno svantaggio di 4 reti frutto di un primo tempo un po' arido per quanto riguarda le situazioni di tiro, le situazioni realizzative della squadra di Beppe Tedesco. È iniziata la ripresa, attacca Bologna che prova a cambiare anche un po' a livello di uomini. C'è di nuovo in campo Simone Gherardi dopo l'inizio non buono di gara, è rientrato Bosnia che ha riposato negli ultimi minuti, è in posizione di pivot Giacomo Santolero. Ha provato subito Bosnia ad andare dentro, voleva un tiro dai 7 metri il centrale, il terzino centrale del Bologna, arbitri che però non sono dello stesso avviso. Si riparte con un possesso nelle mani di Bosniak, il pallone poi nelle mani di Savini. Adesso Bosniak l'uno contro uno, l'improvvisa accelerazione, Savini lo scarico per Garau che non ha però un impatto felice con il pallone. Brutto errore e sulla ripartenza Di Maggio con un po' d'astuzia ha provato, ma il gioco era fermo, corso da solo stavolta Adriano Di Maggio dal lago per riprendere a giocare. Bolognani. Senta, poi ancora Bolognani dal lago. Senta che osserva il movimento di Folgereiter posizionato sulla linea dei 6 metri. Dal lago a spazio, va lui in elevazione, poi ancora Senta, lascia nuovamente a Dal lago, lo scarico verso destra per Bolognani che commette un fallo in attacco, sfondamento come nel primo tempo. Sbagliano entrambe le squadre in questo avvio di ripresa, in questo avvio di frazione, e sbaglia anche di nuovo il Bologna, palla riconquistata dal Pressano. Tre palle perse in fila, Garau e Gherardi da una parte, Bolognani dall'altra. Pressano aveva messo bene in difficoltà la difesa di Bologna con gli incroci e la posizione del pivot, poi Bolognani si è schiantato su Tomislav Bosnia. Bolognani stavolta va dentro molto bene, non chiude la difesa di Bologna, riesce Simone Bolognani in caduta a mettere alle spalle dell'avversario la palla dell'11-6. E il piano partita di Pressano non cambia, Dumnic identifica l'anello debole della difesa, in questo caso Giacomo Santolero. Dal lago allarga, fissa il suo difensore, libera spazio per Bolognani che in uno contro uno supera Santolero. È la terza volta che queste due squadre si affrontano nel campionato di Serie 1 maschile. Era accaduto nella stagione 2011-2012, due vittorie da parte del Pressano. Il Bologna adesso prova a restare aggrappata alla gara, arriva la settima rete della formazione rosso-blu, la mette dentro Giacomo Savini, 11-7 al quasi 33esimo. Senta, pallone in mano a Bolognani dal lago, ha provato un passaggio su Folgereiter dal lago. Le finte di Dal lago, ci pensa Rossi che è stato colpito al volto, resta a terra Rossi. Dal lago si scusa, il gioco viene fermato per soccorrere proprio Michele Rossi. Gli applausi del Palavis, pubblico numerosissimo questa sera per l'arrivo della Coppa Italia qui alla Vis, e le scuse
da parte di Dallago per Rossi, che ovviamente è lui a caricare i compagni, non vuole lasciare posto al suo sostituto Elayek. Capita il rischio del portiere di pallamano, della vita del portiere di pallamano. I rischi del mestiere, la pallonata in faccia è quasi un classico per un portiere, un qualcosa che deve capitarti almeno una volta nella vita, almeno quella di un portiere. Bosniak ha tagliato intanto De Notaris, Savini, la conclusione cercata, ha parato ancora San Paolo, può ripartire il Fressano, si ferma però Giongo, che preferisce attendere che i suoi compagni riprendano regolarmente posto nella fase d'attacco. Entra Folgereiter nella fase offensiva, che prende il posto di Moser. Dallago, Bolognani, ecco Dallago, poi la palla verso Senta, nuovamente Dallago che rischia di perdere quel pallone. Giungo, vediamo Senta se va lui alla conclusione, palla da una parte, portiere dall'altro. 12-7 adesso, 34 minuti e mezzo che se ne sono andati nel corso di questa sfida che il Fressano sta conducendo praticamente dai minuti iniziali. Partita ottima quella del giocatore croato del Fressano, Ivan Senta, quarta rete della sua gara, miglior marcatore dell'incontro. Savini, Santollero che ha giocato d'appoggio, ora Bosniak che va verso destra, finta un incrocio, poi ha provato un passaggio su Santollero. Attenzione perché c'è una sanzione, una sospensione temporanea, 2 minuti per Moser, che dunque deve lasciare il campo per i prossimi 2 minuti. Il Fressano giocherà in inferiorità numerica, un uomo in meno per la squadra di Branco Domenico. Ben giocato questo 2 contro 2 centrale da Bosniak e Santollero sull'uscita di Senta. Bosniak ha cercato il suo pivot che è stato trattenuto da Nicola Moser. Timeout Bologna. Timeout chiamato da Beppe Tedesco, il tecnico del Bologna, andiamo ad ascoltarlo. Giochiamo vuoto, ok? Parte qua, bene. Giochiamo vuoto, pivot da questa parte qua. Bene. Qua, ci siamo tutti da questa parte, come veloce. E invitiamo il passaggio a 3 per 2 con 1 da questa parte. Ok? No, uno, vuoto, fai già, vuoto. 5-5, giochiamo vuoto, pivot qua, pivot qua, pivot qua, tu fai questo movimento, pivot il tiro e qua c'è 2 contro 1, ok? Adesso giochiamo 5-1 in difesa, ok? Cambia bene la struttura di difesa, dai, prima ha disegnato il gioco d'attacco per la sua squadra, Beppe Tedesco, vuoto, dovrebbe essere un cambio di posizione se la terminologia che utilizza Bologna è la stessa che utilizziamo anche un po' tutti noi, quindi un cambio di posto fra il centrale e il terzino sinistro per portare Tomislav Bosniak al centro della difesa di Fressano e lì prendere una decisione, e poi un cambio di sistema difensivo. Bologna difenderà 5-1 con Luca Argentin che sarà lo specialista difensivo e cambierà con Simone Gherardi. Siamo quasi giunti al 35esimo minuto, il time out di Beppe Tedesco ha frazionato questo avvio di ripresa, vedremo se Bologna trarrà benefici da questa interruzione voluta dal suo allenatore. Certo che è una serata no al tiro per Bologna, decisamente positiva invece per Valero Sampaolo, ma questa non è una novità. Soprattutto dall'ala sono 4 le parate su 4 tiri da parte di Valero Sampaolo. Bosniak per Savini che finta lo scarico verso l'ala, poi torna per le vie centrali. Tira Bosniak ancora. 2 contro 1 di Savini per Santollero che aspetta il pallone sulla linea, tiro dai 7 metri. Ben giocata questa azione d'attacco da parte del Bologna, bravo Santollero a muoversi, e poi difesa in area da parte di Giongo, l'abbiamo rivista nel replay, tiro dai 7 metri. Non perfetta la difesa di Dallago sul pivot del Bologna, poi Giongo non ha potuto far altro che entrare all'interno dell'area per difendere, ovviamente fallo e tiro dai 7 metri. Bosniak contro Sampaolo, tutto pronto, le finte e la rete di Tomislav Bosniak per il 12-8 che permette a Bologna di tornare sul meno 4 al 36esimo minuto. Ci prova Bologna in uscita dal timeout sfruttando questa superiorità numerica a rientrare in partita. Lo fa con la prima rete nel secondo tempo da parte di Tomislav Bosniak. Giocatore dell'87, Tomislav Bosniak, nazionalità croata, prima maglia in Italia vestita
quella della Terra Aquila Carpi, dove ha fatto vedere ottime cose, è stato tra i migliori marcatori del campionato italiano, prima stagione la sua con la maglia del Bologna. Dal lago per il tiro cercato da Giongo, sarebbe stata una magia quella di Alessio Giongo, che aveva raccolto un pallone complicatissimo, palla che però è terminata al lato. De Notaris sul versante opposto approfitta del rientro in ritardo da parte della difesa di Pressano, mette tra le gambe di Valerio San Paolo la palla del meno 3, 12-9, 2-0 di parziale Bologna. Sfrutta bene la superiorità numerica Bologna anche in seconda fase con Bosniak, che ha trovato molto bene con questo passaggio in diagonale schiacciato Kevin De Notaris in posizione di ala. Prima rete dell'incontro e prima rete dalla posizione di ala per Bologna in questa partita. Vedremo se sarà solo una casualità o se Bologna troverà nel corso della partita, nel prosieguo della partita, dalle sue ali un maggior apporto, un maggior contributo. Potrebbe essere fondamentale nel tentativo di rimonta della squadra di Beppe Tedesco. 37 minuti e 29 secondi qui alla Palavista, attacca Pressano dal lago per la conclusione da parte di Bolognani, tocca il pallone Rossi, palla che però finisce lentamente in porta. Nel replay il gol per il 13-9, Bologna ha provato in rimessa veloce ma Pressano si è ben riposizionata, fallo e 9 metri. Ottimo l'attacco di Pressano, ancora una volta fa ballare la difesa di Bologna, messa ancora più in difficoltà sulla linea da questo cambio di sistema difensivo, dal nuovo, dalla 5-1, appunto dalla difesa 5-1 che ha scelto Beppe Tedesco per i suoi ragazzi, e poi Bolognani colpisce su Santolero in ritardo. Provato ora lo stesso Santolero a girarsi, lo ha fermato però Giongo, Argentin, Savini, cambio di direzione da parte di Savini che sotto contatto lascia il pallone per Argentin, non scaturisce però nulla di efficace, di proficuo per Bologna. Allora 9 metri, Argentin per Bosniak, il tiro di Bosniak, ha parato San Paolo, conclusione centrale, vediamo il lancio di San Paolo per Giongo che poi la ributta nel mezzo, dove Bolognani abbassa i ritmi. Non c'era spazio per continuare a giocare in seconda fase, quindi preferisce fermare tutto e giocare in attacco posizionale. Pressano che sta giocando davvero bene oggi in attacco. Dal lago Bolognani, il tiro di Setta, sta vivendo una giornata decisamente positiva, quinta rete per lui per il 14-9. Attenzione a Savini che ha spazio per andare dentro, rete, pronta risposta da parte del Bologna, ci pensa Giacomo Savini, la febbre non si avverte per questo ragazzo che va dentro, si butta per il 14-10. Nulla cambia di fatto in termini di scarto tra le due squadre, sempre quattro reti. Sfruttato molto bene Savini l'incertezza di Dallago, che ha perso un po' il tempo di intervento, qui si è buttato tra il primo e il secondo difensore di Pressano e ha battuto Valerio San Paolo. Bolognani, Dallago, Setta, ancora Bolognani, poi le finte di Dallago per Bolognani, c'è la parata di Rossi, molto ben costruito questo tiro del Pressano, ma velocemente dall'altra parte c'è Valerio San Paolo a chiudere la porta in faccia a Santolero. Era stata ben costruita anche questa azione in velocità del Bologna. San Paolo però ha eretto un muro due volte Valerio San Paolo, e poi applausi giustamente. Tutta la difficoltà di Bologna in questi due attacchi, prima l'errore in transizione che dovrebbe essere la fase in cui Bologna deve provare a costruire la sua rimonta, e del quarto errore in questa fase invece della partita, e poi l'ennesimo tiro sotto mano di Tomislav Bosnia, che dopo le prime due reti subite, l'ennesima invece parata di Valerio San Paolo. Ora dal lago Bolognani, che deve tornare centralmente per dal lago. Il tiro da parte di Setta, stavolta Rossi che reagisce alla grandissima con questo bel intervento. Bosniak va in velocità, l'uno contro uno verso l'esterno, rischia lo sfondamento e anzi lo commette Tomislav Bosniak, molto bravo Bolognani che ha anticipato, ha rischiato qualcosa ma ha anticipato il movimento dell'avversario, ha azzeccato il cambio di direzione di Bosniak, fallo in attacco e cambio di possesso. Lo rivediamo proprio ora, si è spostato giusto in tempo per trovare poi la spalla destra del giocatore del Bologna, e ha guadagnato una palla importante. Ora con tutta calma Pressano si riporta
per ritornare sul più 5, che è stato il massimo vantaggio della partita. La regia già prontamente riproposta, anche la bella parata da parte di Rossi, magnificata però poi dall'errore dall'altra parte dei compagni, e ora arriva il gol del più 5, lo mette dentro Nicola Folgereiter per il 15-10 al 41esimo minuto. Argentin per Bosniak, la palla per De Notaris, adesso attacca il Bologna, fallo e 9 metri. Bosniak. Argentin al piccolo trotto Bologna, che deve cercare lo spazio per un tiro pulito. Savini. Argentin si alza lui a due piedi, il muro, e poi San Paolo che vede immediatamente dal lago. Ma che lancio è questo di San Paolo? Grandissima la parata però di Michele Rossi, che poi si arrabbia moltissimo con i compagni che erano in tre contro Bolognani. Tutto solo, la ribattuta però l'ha presa Pressano. Non ha avuto abbastanza fiducia nel loro portiere, i giocatori di Bologna erano scarichi in questo ripiegamento, quindi non pronti ad un'eventuale respinta. Lestissimo Bolognani, ottima la parata di Michele Rossi. Davvero una gran parata quella di Michele Rossi per il risultato, che resta dunque fermo sul 15-10. Nel mezzo c'è stata una palla persa dal Pressano e dunque un pallone riconquistato invece dalla squadra di Tedesco, che passa in 5-1 con dal lago centravanti. Garau, si è visto poco questa sera. Fallo su Argentino, 9 metri. Gioco passivo chiamato dagli arbitri. Hanno 5 passaggi ora per concludere i giocatori di Bologna. Ne è bastato uno a Tomislav Bosniak, che ha trovato nel mezzo Santolero. 2 minuti per Nicola Folgereiter e ci sarà un tiro dai 7 metri. Dalla linea andrà Garau. La presenza di Folgereiter in difesa è un problema per Pressano, proprio quello di cui parlavamo. Non sono riusciti a cambiare, hanno cambiato sistema in 5-1 e proprio Folgereiter poi è stato punito in ritardo a seguire il movimento sulla linea di Giacomo Santolero, ha commesso fallo e ha subito una sospensione per 2 minuti. Bosniak, che ne ha già messo dentro uno, raddoppia il croato, 15-11, meno 4 con 43 minuti e mezzo trascorsi qui al Palavis. Senta dal lago. Lago, Argentina a fare pressione come centroavanti nella 5-1 voluta da Tedesco per il Bologna. Ottimo anticipo da parte di Savini, palla riconquistata, attenzione a Bosniak che alza la testa, vede Garau, la corsa di Garau, c'è il movimento ottimo di De Notaris che però commette una invasione, vanificata questa bella azione del Bologna in velocità, ingenuo De Notaris. Era andata questa volta molto bene in seconda fase Bologna, bravo anche De Notaris a smarcarsi, però l'ha fatto in maniera irregolare mettendo un piede attraversando l'area con un piede nel momento del taglio, punito giustamente dalla coppia arbitrale Emanuele Castagnini. Dal lago per Di Maggio, che va in elevazione direttamente dove c'è Senta, il tiro sul palo, attenzione alla ribattuta, pallo netto, delizioso da parte di Alessio Giovu, che la dedica poi al pubblico della Palavis, che ha accolto con un boato la rete del suo capitano. 16-11 quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di partita. Pressano fino ad ora come al solito, direi solita prestazione di una difesa granitica, appena 11 reti concesse in 45 minuti agli avversari, e 16 reti poi sono quello che ti servono, che bastano se ne hai fatte fare solo 11 ai tuoi avversari. Esatto, Pressano non brilla in attacco, è sempre col contagocce, ma abbastanza efficace. La fortuna è quella di subire poche reti e quindi di potersi permettere dei bottini non eccezionali. Intanto rete importante questa di Garau dalla linea dei 6 metri da posizione di ala, ha battuto sul primo palo un Valero San Paolo per l'arbitrati impeccabile dalla posizione di ala, ha concesso qualcosa stavolta all'estremo difensore di origini marchigiane, per la precisione Chiaravalle. Qui le origini sportive del portiere che è stato eletto nelle ultime due stagioni miglior estremo difensore del campionato italiano.
Lugnani per Dall'Ago, che va in elevazione, poi ha creato lo spazio per la penetrazione vincente da parte di Simone Bolognani. Punteggio che dà ancora ragione al Pressaro, 17-12. Gratuito, l'abbiamo anche rivisto nel replay, l'aiuto di Luca Argentin sul 2 contro 2 giocato da Dall'Ago, e allora troppo facile per Simone Bolognani andare dentro in penetrazione. Bosniak, rientra Gherardi, un po' di fiato, un po' di respiro per Savini, si accomoda in panchina. Da qualche minuto Gherardi e Savini si danno il cambio fra attacco e difesa, con Giacomo Savini destinato solamente ai compiti difensivi in questa parte di gara. Ora Bosniak per il tiro di Gherardi, altissimo però, sopra la traversa. Errore ancora alla conclusione da parte del Bologna. Di Maggio. Entra Dantino, jolly prezioso Dantino a disposizione di Dumnic. Importante la crescita di questo ragazzo col passare delle stagioni, con Dumnic che gli sta sempre più dando minuti importanti, a volte anche da giocatore titolare, da centrale titolare della squadra. Tiro un po' forzato questo invece da parte di Dall'Ago, palla che è terminata di molto alta sopra la traversa, un errore per parte della stessa tipologia, alti i tiri da parte di Gherardi e stavolta di Dall'Ago. Vediamo però Bologna che si ripropone dalla parte opposta con lo stesso Gherardi che va in palleggio poi verso Argentini che gioca dal terzino sinistro, viene però fermato da Moser, 9 metri. Buona la rotazione di Moser sull'anticipo di Dall'Ago, che poi si ritrova in uno contro uno con Argentini, commette fallo e si riposizionano poi nelle corrette posizioni i due giocatori di pressione. Gherardi, Bosniak. Se ne va con una bella finta, lo tiene però Moser che è andato ad aiutare Senta lì nel cuore della difesa. Rivediamo nel rallenti il fallo, la chiusura, l'aiuto decisivo da parte di Moser. Gherardi e stavolta la mette dentro, si rifà dell'errore al tiro di poco fa, stavolta trova una buona conclusione, ha staccato sul primo passo, ha rubato anzi il tempo alla difesa avversaria e ha messo dentro il 17-13 meno 4. Lo spettacolo che resta lì, Matteo, non cambia, fatica Bologna a fare un parziale importante per poter riavvicinarsi a questa partita, e i ritmi bassi comunque concedono a Pressano di gestire questo vantaggio. Ha parato Rossi sul tiro di Senta, la palla che poi è terminata oltre la linea di fondo, e Rossi può far ripartire l'azione. Vediamo se questo è il momento in cui Bologna può provare ad affondare, può provare a far registrare un break che possa poi influire sull'andamento della gara, una gara che, come dicevamo, il Pressano ha sempre condotto in termini di punteggio già dal break iniziale, dal 4-1. Tiro forzato però di Gherardi, che se la sentiva nelle mani questa conclusione dopo il gol di qualche minuto fa, ha però solo regalato palla agli avversari, consegnato un'opportunità di ripartire, sfondamento da parte di Giongo e pallone riconquistato ancora dal Bologna. Savini per Gherardi, le sue finte, poi Bosniak, un passaggio dove Santolero non può arrivare, contropiede e arriva il gol da parte di capitano Alessio Giongo per il 18-13. Per due volte Bologna ha avuto in mano la palla per accorciare ancora, due volte invece palloni regalati, e alla seconda Pressano ha punito. Ha perdonato una volta con l'errore banale, lo sfondamento di Alessio Giongo, poi non ha sbagliato Pressano e si riporta più 5 quando mancano poco più di 10 minuti al termine del gioco. Terribilmente concreta la squadra di Dumnic. Questo è uno dei punti di forza, e se tutti i giocatori riescono a eseguire i loro compiti alla perfezione, se non c'è nessuna stonatura nello spartito, la squadra di Dumnic va davvero alla grande. 10 minuti da giocare, sempre meno a disposizione di Bologna, che, come dicevamo poc'anzi, ha bisogno di un parziale importante, ha bisogno di spaccare in qualche modo la partita, perché questo andamento dà ovviamente ragione al Pressano, che conduce sul più 5. Garau, Savini, poi ancora Garau che prova, vediamo Savini, c'era Santolero tutto solo, manca però la presa col pallone Santolero, concedendo questo contropiede, lancio millimetrico da parte di Giorgio, lancio davvero perfetto quello di Valerio Sanpaolo,
80% del merito quando avviene un gol così al portiere, che davvero ha dato un pallone al bacio per Alessio Giorgio. Ottimo, e non lo conosciamo certo oggi, non le conosciamo certo oggi le capacità di lancio di Valerio Sampaolo. Bravo Giorgio a farsi trovare. Uno dei rischi di perdere palla con un passaggio al pivot è quello di garantire una facile prima fase alla squadra avversaria. Sampaolo ha subito raccolto il pallone, che non aveva controllato tanto vero, e ha seguito il suo compagno Savini. Bologna che è sotto però in 6 reti e fallisce alla conclusione. Errore al tiro, parte di Pedretti, ripartenza veloce di Dallago che alza la testa, vede Senta che ha spazio per andare dentro. Sesta rete della partita per Ivan Senta, rete del più 7, 20-13, nuovo massimo vantaggio. Quanto basta a Beppe Tedesco per andare al time out? Doveroso questo time out per fermare le difficoltà dell'attacco e la facilità in transizione di Bressano. Andiamo ad ascoltare Tedesco. Matteo alla sinistra, entriamo per lui. Prego, più freddo qui, vabbè, più freddo qui, anche più freddo qui, siamo dopo Nicola, questo deve passare, prendere questa posizione, qui non deve andare, qui viene di questa 8 metri e portala, Ivane, non ci sono le scuole. Li abbiamo ascoltati entrambi, Tedesco e Tontici. Tedesco ha provato a forzare i suoi a non mollare, a restare in partita, a dare continuità al gioco. Dall'altra parte, nel finale di time out, Dumici stava mettendo a posto il posizionamento difensivo, in particolare di Nicola Moseri, il più giovane del gruppo, il più giovane della squadra in questo momento in campo, nella sua posizione di uscita, soprattutto nel suo tempo di uscita. È entrato Matteo Tedesco, è rientrato anzi perché è già stato schierato nel corso del primo tempo alla sinistra del Bologna, ha sostituito Garau, è uscito anche Santolero, e anzi Garau viene impiegato come pivot. Fallo con Pedretti che è pronto a rimettere in gioco. Savini con un incrocio per Gherardi, palla riconquistata però da Moser che ha letto con anticipo le intenzioni degli avversari, poi molto bravo Moser ad evitare la doppia e a lasciare il pallone in mano agli avversari. Questa volta bravo anche Moser a restare nell'incrocio, a non seguire il giocatore che incrociava, a scambiare subito, quindi si è quasi poi ritrovato la palla in mano e ha guadagnato un'altra palla Bressano, non ha avuto la possibilità di andare in transizione, ma nelle ultime volte è stata letale e questo ha portato al massimo vantaggio di questa partita. Giro di palla con Dantino, Bolognani, sempre 20-13 il punteggio. Le finte cercate da Bolognani, la conclusione, palla che batte sul palo però è rimasto a terra, intanto Pedretti nel Bologna, viene richiesto l'intervento dello staff medico, anzi no, Pedretti non ne ha bisogno e riprende posto regolarmente in campo. È stato colpito involontariamente da Bolognani che in ingresso, dopo aver battuto Garau, cercava il tiro in porta e quindi si era accasciato un colpo al volto, continua a toccarselo il pivot del Bologna. Savini con un incrocio per Gherardi che stacca sul primo passo, ruba il tempo alla difesa e a Valerio Sampaolo. 20-14, riduce il divario, riduce lo strappo il Bologna a 6 minuti e mezzo dalla fine. Sfruttando i minori centimetri di Nicola Moser, Bologna sta provando a insistere proprio su questa situazione con un incrocio, isolando Moser che ha difficoltà poi a murare Simone Gherardi. Time out chiamato da Branko Dumnic sulla panchina del Bressano. Andiamo sulle panchine, andiamo ad ascoltare Tedesco. Abbiamo 2-1 per culo, ma voglio che lo perdi secco, ok? Questo proprio di fatto. Giochiamo sempre in questa azione, doppio pivot da secco.
Tommy si allarga, c'è chi interrato, o uno contro uno o gioca l'incrocio. Pedro, rimani largo lì. Se attacchi una volta all'interno, se chiude c'è Matteo o Pino. Prima posizione, incrocio, e 5-1. Time out chiamato da coach Beppe Tedesco sulla panchina del Bologna, indicazioni ai suoi, le ha volute impartire però anche Branko Dumnić, è stato lui, è stato il tecnico montenegrino a chiamare questa interruzione, a chiamare questo time out, perché per Pressano è un momento importante della gara, di una gara che la squadra trentina ha sempre condotto in questi 53 minuti. A questo punto ha la possibilità effettivamente di metterla in ghiaccio il Pressano. Deve semplicemente controllarla Pressano, e allora Dumnić si è giocato il suo secondo time out, aveva ancora un minuto e mezzo per poterlo utilizzare, per mettere a posto ancora le ultime cose, gli ultimi dettagli. Difesa aggressiva stavolta del Bologna. Bolognani che però commette un fallo in attacco, passi, vediamo il contropiede, Garau è bravo ad evitare il difensore, poi c'è il recupero difensivo ma riesce comunque a segnare Garau, che mette il pallone del meno 5 alle spalle di Valero Sampaolo. Replay per il gol da parte di Garau, 20-15 al 54esimo. Ha provato la soluzione con due pivot Pressano, Bologna non ha cambiato la sua forma, è rimasta in 5-1 con Argentin in mezzo ai due terzini e ha forzato la palla persa di Simone Bolognani. Maggio, c'è il taglio di Bolognani come doppio pivot, attacca Pressano, la palla larga per Senta che arriva lanciato, va dritto come un treno Ivan Senta per il settimo gol, 7 su 11 al tiro per lui, e va dato atto a Branko Dumnić di essere riuscito a far entrare nel meccanismo Pressano anche questo giocatore che forse in regular season non aveva dato il meglio di sé. Chissà se non sia stata la finale di Coppa Italia a sbloccarlo definitivamente. Era un giocatore nuovo del campionato, quindi era quasi fisiologico che avesse bisogno di tempo per ambientarsi, per trovare i ritmi, e ora col passare del tempo il lavoro sta pagando, è migliorato anche in attacco dove pagava un po' di più nella prima parte del campionato. Ora stavo per dire che è un super difensore, ma ha appena preso una sospensione Ivan Senta. Due minuti, ci smentisce Ivan Senta che deve accomodarsi in panchina, inferiorità numerica per il Pressano che ha comunque un vantaggio significativo quando mancano meno di 5 minuti al termine della gara. 21-16, è arrivata la rete da parte di Gherardi in casa Bologna, intanto il Pressano attacca con Sampaolo che resta in porta, non sfrutta dunque l'opportunità del sesto giocatore di movimento, la squadra di Branko Dumnić per la verità non ne ha bisogno perché il vantaggio è considerevole e il cronometro continua a scorrere via. Cantino per Di Maggio con un giocatore in meno Pressano, Di Maggio per Bolognani che prova a muoversi, poi riconquista palla Tedesco, deve palleggiare e ridare il là all'azione offensiva di Bologna. Gherardi alza la testa, l'uscita difensiva da parte di Di Maggio che rischia qualcosa, era in ritardo Di Maggio, è riuscito comunque a lasciare palla Gherardi, due minuti per Adriano Di Maggio, era in ritardo, se ne è reso conto, non ha neanche accennato alla protesta, rivediamo nel ralenti, se n'era andato Gherardi. Ottimo l'azione di uno contro uno del giocatore originario di Mordano, Di Maggio era appunto in ritardo, non ha potuto far altro che commettere un fallo che l'ha portato ai due minuti ed è la quinta sospensione della partita per Pressano. Gherardi, lo scarico per Tedesco che va in elevazione, la butta dentro per Garau, invasione però di Garau. 21-16, non cambia il punteggio, altro errore nella fase d'attacco da parte di Bologna. Ancora una volta sono le palle perse, tante in questo secondo tempo, a impedire a Bologna di rimontare in questa partita, non sfrutta neanche in questa occasione la superiorità numerica. Chistè, poi Bolognani che finisce in un angolo morto del campo, deve ripartire centralmente, Giongo fallo, 9 metri, intanto siamo giunti al minuto 57, passivo. La palla per Giongo che va alla conclusione, angolo troppo stretto, difficile da quella posizione. Giongo infatti non inquadra lo specchio della porta. Bosniak subito in ripartenza Bologna che deve accelerare i tempi per coltivare
qualche ultima speranza di rimettere in piedi la partita. 21-16 con il gol messo dentro da Sebastiano Garau. Sfrutta la superiorità numerica in seconda fase Bologna e anche in maniera abbastanza veloce rientra dalla prima sospensione Ivan Senta. Ora resterà Adriano Di Maggio, sarà Adriano Di Maggio il giocatore che rientrerà fra pochi secondi. 21-17 ovviamente il punteggio, la 17esima rete che ha portato appunto la firma di Garau. Attacca Aurela Pressano, si è fatto vedere Giongo, le finte di Dantino che rischia i passi, poi passivo su questo attacco di Pressano. Protesta la difesa di Bologna, vediamo come si comporta Pressano. Senta, ma eccola la segnalazione di passivo, cambio di possesso, Bosniak per l'accelerazione, Garau finisce a terra, Garau 9 metri, Bosniak vuole subito il pallone per far ripartire in velocità l'azione d'attacco della squadra emiliana. Buono il ripiegamento, rientra Alessio Alessandrini, si ritorna in parità numerica. Bosniak. Gherardi. Le sue finte, poi Bosniak. C'è un incrocio, viene chiamato in causa De Notaris che si infila dentro, molto bravo De Notaris, sgusciante in questa azione. E porta un tiro dai 7 metri, 1:15 da giocare, 21-17. Bologna può ancora accorciare, certo ipotizzare di riprendere definitivamente la partita è impresa ardua. 1:15 dalla fine, sì, ci ha provato, però ha reagito in questa fase finale di gara a Bologna, non è bastato. La tocca Valerio Sampaolo, non sbaglia però Bosniak, palla che finisce ugualmente in porta, 21-17, tre reti a dividere le due compagini. Con un minuto da giocare qui al Palavis, il pubblico trentino che già pregusta questi due punti da mettere in tasca per la squadra di Branko Dumnic, che chiama qui il suo secondo time out, lo spende il tecnico montenegrino. Manca meno di un minuto, andiamo da Branko Dumnic, andiamo ad ascoltarlo. Tra il primo e il secondo proprio qui Maschi, se ce l'hai con il compa di Maggio, ma prima due giri, non è passivo, non è niente, loro possono cambiare difesa aggressiva 4-2-3-3, dovete cercare di giocare con Alessandrini, dai vai, va bene, non scherziamo, dai. Lo vogliamo, non scherziamo di Branko Dumnic dice tutto, non vuole lasciare niente al caso. L'allenatore montenegrino a 52 secondi dalla fine chiama time out, disegna un gioco se la difesa di Bologna dovesse restare 5-1 e poi invita i suoi in caso di una difesa profonda mista da parte di Bologna a andare vai con il pivot Alessio Alessandrini in uscita. Resta in 5-1 Bologna, quindi ci aspettiamo l'inserimento di Ivan Senta che arriva proprio in questo momento. Attacco ora per Bolognani, Dantino, siamo davvero agli sgoccioli di questa gara, errore però in attacco da parte della Pressano, a vuoto dunque le indicazioni da parte di Branko Dumnic e Bosniak per un fallo. A questo punto due punti in tasca per il Pressano, primi due punti in questa pool playoff, Pressano che dunque prosegue sulla scia positiva della Coppa Italia vinta la settimana scorsa. Continua a vincere, lo fa in maniera chiara, netta, dominando questa gara e poi controllandola. Ha rischiato sì in questo finale, concedendo forse l'unico parziale della partita a Bologna, che chiude rispetto al meno 7 con cui si era al 22esimo sul meno 2 a 21-19, ma Pressano ha controllato e fatto tutto nel migliore dei modi per vincere questa prima partita casalinga della pool playoff. Vittoria importante del Pressano che batte il Bologna, un avversario ostica, Bologna che riparte la settimana prossima dalla gara contro Cingoli sconfitto ma con una buona prestazione contro Conversano, partita tutt'altro che scontata a Castenato la settimana prossima. Partita che abbiamo già avuto modo di vedere all'interno del girone B di questa della stagione regolare, entrambe le squadre sono insomma in qualche modo le due sfavorite di questa pool nel raggiungere
le semifinali, se vogliono provare a essere la mina vagante, sparigliare le carte in tavola tra le prime quattro, sicuramente non potranno perdere punti nello scontro diretto, quindi già la partita di sabato prossimo, per quanto poi ne mancheranno 8, dirà qualcosa. Vittoria dunque 21-19 il punteggio finale con il successo del Pressano sul Bologna. Piccolo break e poi intervista post partita qui dal Palavista fra poco. Sì, ti sento. Mancavano 10 minuti alla fine per me. Okay.
vittoria del Pressano 21-19 in questa prima gara, prima giornata valevole per la pool playoff del campionato di Serie A1 maschile di pallamano, in diretta su Sport Italia dal Palavis, la vittoria della formazione trentina di Branko Dumnic che ha superato il Bologna. Siamo con Michele Rossi, portiere della formazione emiliana. Michele, una prestazione tutta in salita per voi, si è messa subito male, subito 4-1 da parte del Pressano, poi in casa loro con questo pubblico era difficile rimetterla in piedi. Sì, assolutamente era difficile, poi loro sicuramente sono motivati per la Coppa Italia, non siamo riusciti a iniziare come abbiamo iniziato a giocare con Versano e questo ce lo siamo portato dietro per tutto il corso della partita. Ecco, sì, avete dato l'impressione di faticare in particolare nella fase d'attacco, ma Pressano è stata molto brava a chiudervi nella sua ragnatela, nel suo gioco. Pressano concede pochi gol, ne segna pochi ma ne concede soprattutto pochi in difesa. Avete sbagliato tanto, anche perché dall'altra parte c'era il tuo collega Valerio Sampaolo, che è un signor portiere. Assolutamente, Valerio è un gran signor portiere e sì, abbiamo concluso molto in maniera forzata molte volte, andando sotto passivo. Sicuramente è stato molto più difficile appunto della settimana scorsa e su questo bisogna lavorare. La pool playoff di questo Bologna, la settimana prossima c'è il Cingoli, è una partita buona per il riscatto, è una squadra che avete già battuto in regular season, è una squadra che conoscete rispetto invece alle altre che affronterete in questa pool playoff. Dove può arrivare Bologna, che è una squadra per certi versi nuova per l'elite della pallamano italiana? Assolutamente, qualche anno che manca come manca la Serie d'Elite, però sabato prossimo sarà la prima occasione per riscattarsi. Cingoli abbiamo battuta nel nostro girone, vogliamo tenerla dietro e vogliamo cercare di arrivare in questo quarto posto per le semifinali scudetto. Sappiamo che è difficile, ma secondo me abbiamo le carte per poterlo fare. Ecco, semifinali scudetto, quindi è una parola che pronunciate, non siete scaramantici. No, no, siamo lì, siamo in sei, ne passano quattro, quindi assolutamente la possibilità c'è, bisogna ricominciare subito da sabato prossimo a costruirla. E allora in bocca al lupo, grazie. E dunque il Bologna che ripartirà dalla gara contro il Cingoli della settimana prossima per cancellare questa sconfitta. Il Pressano invece ha incamerato i primi due punti e aspetta ora la Junior Fasano. C'è Branko Dumnic che invito qui al mio fanco. Branko Dumnic, tecnico del Pressano, intanto una prova di maturità l'ennesima della tua squadra, ancora un'ottima difesa, pochi gol concessi, sempre molto efficaci, molto concreti in attacco, due punti importanti. Sì, due punti importanti, era importante vincere oggi veramente dopo Coppa Italia, un po' rilassati, un po' che abbiamo festeggiato, abbiamo fatto solo due allenamenti così, ma era importante vincere, approccio della partita positivo, primo tempo, anche secondo tempo, primi 15 minuti, dopo abbiamo avuto un calo, siamo andati più 6 e non dovevamo rilassarci così. Stavamo 19, se mi ricordo bene, 19-13 e non possevamo permettere questo recupero di Bologna. Ti affidi al tuo solito gruppo storico di giocatori, ma la novità, forse la più importante, l'abbiamo visto molto bene in finale di Coppa Italia, molto bene al tiro oggi, Ivan Senta sta dando una grande mano alla tua squadra. Sì, sicuramente queste partite Coppa Italia, anche oggi è stato bravo, veramente anche molto importante anche in attacco. In difesa, ripeto, giocava anche prima abbastanza bene, ma oggi è stato bravo anche in attacco, ha fatto gol importanti come lo stesso anche finale di Coppa Italia. La settimana prossima c'è una gara molto difficile, c'è Fasano che oggi ha perso contro il Bolzano, sarà sicuramente arrabbiata la squadra di Francesco Ancona, che tra l'altro era sugli spalti, è venuto a vedere il tuo Pressano, ma nessuna gara è facile per la verità in questa pool playoff. Eh sì, certo, nessuna sarà facile partita e ogni partita sarà dura, veramente abbiamo dimostrato anche oggi noi a Bologna che sono tutte squadre equilibrate. Abbiamo visto anche il risultato Cingoli con Versano, che con Versano ha vinto di 3, dunque sarà un girone equilibrato, ogni partita tosta fino alla fine. Che obiettivi si pone Pressano in questa pool playoff anche alla luce della finale della Coppa Italia vinta, che è inutile nasconderlo, vi pone a questo punto le migliori in assoluto del campionato italiano? Ma senza nessun obiettivo, noi dobbiamo pensare partita a partita, ora se dobbiamo concentrare per la partita con Fasano, andare lì a giocare la partita. Certo dobbiamo cercare di recuperare un po' anche forze fisiche, perché abbiamo avuto ultimi 20 giorni credo 7 partite proprio così, e dobbiamo recuperare forze fisiche e andare lì a giocare la partita. Benissimo, e allora da Fasano ripartirà il tuo Pressano. Grazie Branko Dumnic, complimenti per la vittoria e
Grazie, grazie a lei mister. E dunque vittoria del Pressano, come detto 21-19, primi due punti per la squadra trentina che batte il Bologna. Velocemente i prossimi appuntamenti su Sport Italia con la Pallamano nel corso della prossima settimana, giovedì consueto appuntamento con la nuova puntata di Handball Mania, il magazine della Pallamano italiana, 15:30, e poi sabato 20:45 in diretta dal Pala San Giacomo di Conversano la gara tra il Conversano ed il Bolzano. Per questa sera è tutto, ricordo il punteggio, Pressano che batte 21-19 il Bologna United qui al Palavis. Dal Palavis è davvero tutto, come sempre buona pallamano a tutti e buon proseguimento con i programmi di Sport Italia, alla prossima. Thank you.